Giornata da bollino arancione oggi a Pescara, secondo il Ministero della Salute. La grande ondata di caldo, che sta interessando anche la nostra regione, con picchi di temperature che saranno registrate negli annali storici della meteorologia, ha messo tutti in allerta. Nel capoluogo adriatico le temperature saliranno oltre i 30 gradi centigradi, con tassi molto alti di umidità che aggraveranno ancora di più la percezione del caldo di queste ore. E immancabili arrivano i consigli degli esperti. Al nostro microfono il dottor Alberto Albani, direttore del Dipartimento Urgenza e Emergenza dell'ASL di Pescara. Noi siamo purtroppo per noi abituati a queste emergenze del caldo perché ogni anno, essendo un pronto soccorso di sede AB, quindi di secondo livello, abbiamo una richiesta molto importante di soccorso da parte della popolazione, soprattutto anziani con disidratazione o colpi di calore e colpi di sole. Quindi per noi è soltanto un aumento del numero di accessi, ma in realtà siamo già operativi e già pronti a fronteggiare qualunque tipo di emergenza. Consigli utili anche per chi in questo momento ci sta seguendo da casa? I soliti che diamo ogni anno, cioè di vestirsi in maniera leggera con colori chiari, di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, soprattutto le persone anziane e i bambini, di mangiare cibi leggeri, tipo frutta fresca, verdure e dividere i pasti più volte al giorno, quindi fare 4-5 spuntini piuttosto che 1-2 pasti abbondanti. E intanto, a proposito di emergenze, questa mattina la ASL di Pescara ha presentato 3 delle 5 nuove ambulanze che faranno salire a 14 il numero dei mezzi attrezzati per il soccorso in dotazione all'azienda sanitaria locale di Pescara. Stiamo ampliando il parco macchine e questa è una cosa molto importante perché riusciamo a coprire una maggiore superficie del territorio con mezzi all'avanguardia, sono di categoria 1, cioè quelli medicalizzati, con gli strumenti al top di gamma in questo periodo e sono quindi una massima espressività dell'emergenza, della capacità di risposta di un servizio come il 118 di Pescara. Questi mezzi saranno immediatamente operativi? Questi 3 mezzi saranno immediatamente operativi, da lunedì cominceranno a girare per le strade della provincia, gli altri 2 4x4 saranno operativi il mese prossimo e andranno uno a Popoli e uno a Penne, perché essendo 4x4 potranno essere utilizzati anche in condizioni climatiche avverse come la neve.